Ecco un'altra corsa, stavolta chi salirà? Una giovane donna che ha conosciuto il suo uomo. Nelle mani ora stringe una fede, non dice a nessuno quel che farà. Ecco un'altra corsa, stavolta chi salirà? Un uomo stanco, forse il troppo lavoro, o forse un sogno più grande del suo nobilissimo impero, non rischierà. Ma che sarà? Un'altra corsa è finita e sono qua, che rivedo la mia vita. Che sarà? Un altro sole presto ci risveglierà e saremo un nuovo giorno, ma noi liberi ancora non ci lasceremo mai, resteremo sempre noi. Ecco un'altra corsa. Ciao a tutti da Benedetta De Leo, anche oggi siamo in compagnia alla scoperta della musica, ma soprattutto di nuovi artisti emergenti. Oggi ho il piacere di avere in collegamento un pugliese doc e sono molto contenta anche perché sono pugliese anch'io. Ho il piacere di avere con me Filippo Ferrante. Ciao Filippo! Ciao, ciao a tutti! Allora Filippo, tu sei giovanissimo, sei pugliese. Quando hai iniziato ad appassionarti alla musica? Sì, io ho iniziato all'età di 7 anni già con la chitarra classica, quindi ho iniziato a suonare chitarra classica e lì mi sono avvicinato alla musica. Dopodiché al liceo ho iniziato a suonare con le prime band, come capita spesso, band liceali, e poi da lì è nata anche la passione per il canto e quindi ho iniziato a cantare. E poi ne è arrivato, diciamo, nel 2004-2005 ho fondato una band, 61 Cigni, con la quale ho avuto anche l'opportunità di fare dei tour in Puglia molto importanti con una radio, Radio Norma, quindi in occasione del Battiti Live. E poi da lì è stato un percorso, diciamo, abbastanza importante, quando si inizia anche a vedere questo come un lavoro, no? Quindi una carriera artistica piano piano che è cresciuta sempre più, anche se mi sono diviso dalla band, ho iniziato un percorso solista. Poi dal 2013 al 2016 ho lanciato una serie di singoli e un album fino ad arrivare a quest'ultimo. Guardi i miei sogni e nei miei occhi scorgerai nuovi orizzonti e ciò che sono capirai. Muovi i miei mondi, con nuovi giochi proverai a ricordarmi che son volubile se tu vai. Perché tu adesso hai lasciato questa band, quindi comunque canti, sei un cantautore e soprattutto, come hai detto prima, hai avuto collaborazione con Radio Norba e anche hai portato in giro un percorso musicale tramite Battiti Live, dove hai avuto modo di essere a confronto con altri artisti già affermati nel mondo della musica. Come hai vissuto questa esperienza? Ma è stata sicuramente una grandissima cosa, perché comunque in quell'anno Radio Norba ci ha dato la stessa vetrina che dava praticamente a Giussi Ferreri, Tiro Mancino, e quindi è stata una grande esperienza. Poi oltre al tour e al fatto che il singolo andasse in programmazione nelle radio, nella Radio Norba in particolare, ho avuto appunto la possibilità di aprire concerti poi a questi artisti, quindi a Giussi Ferreri, anche Grignani, mi ricordo Ron e tanti altri, e comunque è un'esperienza che ti porti sempre dentro, sia per il pubblico che c'è, che comunque parliamo di piazze anche con 20-30 mila persone, e anche per il discorso
dell'artista che comunque artisti che hanno fatto una gavetta con cui ti scambi dei pareri, ti confronti e fa tutto parte insomma del percorso di crescita poi professionale. Mi guardo dentro e capisco molte più cose di me. Adesso so e penso soltanto al momento in cui vorrei coccolarti in questo mare stupendo. Tu hai avuto modo di girare sempre nell'ambito locale e non hai mai pensato di fare dei live altrove? Io in realtà sono stato quasi 7 anni a Milano, quindi poi c'è stato un periodo in cui io mi sono spostato dalla Puglia e sono stato lì a Milano e quindi ho anche conosciuto l'ambiente musicale dei live e non solo al nord, quindi diciamo che ho fatto un po' di esperienza anche lì, poi sono ritornato in Puglia e adesso quando lancio un progetto, un singolo, inizio sempre dal territorio appunto dove sono, perché poi è giusto anche secondo me da pugliese che prima mi affermi meglio nella regione. Però diciamo oggi con internet c'è la possibilità comunque di anche di spostarsi o comunque di proporre dei live in qualsiasi parte insomma d'Italia, poi anche nel mondo se fai, dipende dalla musica che fai. Sembra facile pensare come vivere respirando un'aria che a volte sembra non cambiare mai e combattere e resistere al dolore aspettando un segno che arriverà. Filippo Ferrante, cosa c'è dentro te? Dentro te il tuo singolo? Sì, il singolo però precedente. Sì, precedente, esatto. Dentro te sarebbe? Dentro Filippo Ferrante? Ma dentro te è una canzone che è una canzone diciamo di qualche anno fa, che è stato il singolo appunto che forse mi ha dato la possibilità insomma di fare tutte queste esperienze che ho citato prima. È una canzone comunque a sfondo sentimentale, d'amore, romantica. Diciamo, dentro me c'è questa canzone perché comunque mi ha portato fortuna, quindi me la porto sempre. Sempre, ma non vuoi aspettare nemmeno un solo istante qui. Sento ancora la tua voce, le tue parole e una storia che non c'è. Vola il tempo e vola lei in un mondo che non è più il mio. Poi vorrò nascondermi in quel sogno in cui ti rivedo. Poi tutto l'amore che ho dentro? Anche quella, quella è una canzone che comunque fa parte già di un diciamo di un'annata successiva, anche quella è una canzone che live ha sempre un grande riscontro e questo mi fa piacere perché viene da un'emozione proprio vera, più, cioè, molto reale, che è quella appunto della, cioè una canzone che parla della maternità e quindi che io ovviamente non ho vissuto in prima persona, però ho visto mia sorella che tutte le emozioni insomma che lei provava nell'attesa eccetera ho provato a portarle in una canzone e ho visto che l'esperimento è riuscito, cioè è andata bene. È stato anche questo un bel successo come singolo. Oggi siamo qui per promuovere invece un ultimo tuo singolo, un brano che attraverso un sound pop rock mixato che si chiama Cosa Resterà. Vuoi presentarlo tu agli ascoltatori? Sì, allora questo è appunto il mio nuovo singolo, Cosa Resterà, è un brano che ho scritto in collaborazione anche con altri autori,
Pugliesi, che saluto, Vito Angiuli e Paolo Bozzi, e ho il piacere e l'onore di presentarvelo e saluto anche tutti gli ascoltatori di Radio Ruvo Web. Come un'alba nuova il sole se verrà, ma questa notte ora mi sorride, se penso un modo per riaverti qui, vivo te nei tuoi respiri ancora, impressi su di me. Cosa resterà? Un brivido d'amore, ecco cosa resterà, ma la verità è il tempo che consuma inchiostro questa pagina, anche resterà. Ascolta, cosa è cambiato da dentro te a cosa resterà? Beh, è cambiato tanto perché parliamo di appunto uno spazio temporale ampio, quindi dove cresci sia professionalmente che personalmente. Quindi sicuramente da un punto di vista di sound lo vedo più maturo, almeno mio parere, quindi più maturo. Dove c'è più consapevolezza, dove gli arrangiamenti comunque sono stati curati nei dettagli da me e alcuni miei collaboratori, mentre in Dentro Te, ad esempio, ci eravamo affidati appunto a produzioni artistiche esterne, e quindi proprio perché noi eravamo ai primi, diciamo, alle prime esperienze anche in studio. E quindi questo sicuramente è una differenza importante. Poi anche dalla parte, per quanto riguarda la parte testuale, la stessa cosa. Dentro Te è comunque una canzone un po' più teenager, mentre Cosa resterà già un testo un po' più maturo, anche se la tematica può essere simile, però in realtà siamo anche in una fase diversa della vita. Quindi. Un ricordare le esperienze passate per proiettarsi nel futuro, giusto? Cosa resterà? Esatto, sì. E ovviamente diciamo, ci tengo anche a dire che molti la vedono, come appunto anche si capisce dal testo, sempre legata a una storia d'amore, però non è detto, cioè nel senso, quando ci lasciamo una storia alle spalle può essere anche una storia, non necessariamente una storia d'amore. L'importante appunto è prendere ciò che di buono ci ha insegnato quella storia e poi andare avanti tranquillamente, aspettando appunto nuove opportunità e avere fiducia comunque nel futuro. E poi comunque, ripeto, tutto ciò che abbiamo passato comunque fa parte dell'esperienza, ed è sempre importante. Avere fiducia nel futuro, hai detto. E quale sarà il futuro di Filippo? Ma il mio futuro sarà continuare passo dopo passo, come ho sempre fatto. Io sono partito dal basso, quindi non diciamo tutto quello che sono arrivato qui, io praticamente con le mie gambe. La strada non è facile oggi, ma per nessuno, quindi non solo nel campo musicale. E quindi il mio futuro sarà costruire un altro passo ancora in avanti, con un nuovo brano o un album, chissà, e comunque cercando di migliorare e anche di, diciamo, di accontentare anche i ragazzi che adesso mi seguono, e spero insomma che continuino a farlo. Beh, è bello, perché se ti seguono vuol dire che li appassioni. Sì, sicuramente sì. Cerco comunque di, appunto, ho capito che nel tempo, quando racconti delle emozioni vere, il riscontro c'è sempre, soprattutto quando cerchi comunque di scrivere comunque delle canzoni che possono arricchire, no, la vita delle persone. E quindi non scrivere solo per te stesso, ma proprio perché vuoi lanciare anche dei messaggi. Ho capito che in questo modo comunque la gente inizia a seguirti davvero, perché vuole vedere poi come prosegue la tua crescita anche artistica, e tutto poi un susseguirsi di cose. Allora lascia il resto e grida Robin.
te. Ti cerco, è un sogno indelebile. Robin, vivo intorno a te. Ti sento, voglia inguaribile. Resistere ancora ai colpi che ti dà quel segno maledetto che porti dentro l'anima. Stanco ti senti vinto, vedi solo polvere che attacca lì quel coraggio troppo debole, sì debole. Allora lascia il resto e grida Robin, vivo intorno a te. Ti cerco, è un sogno indelebile. Robin, vivo intorno a te. Ti sento, voglia inguaribile. Io ti auguro che tutti i tuoi progetti futuri si avverino, che il tuo futuro sia sempre roseo. In bocca al lupo per tutto. Io ti ringrazio di essere stato con noi oggi. È stato un piacere avere un paesano, un compaesano, diciamo così. Sì, alla fine sì, siamo paesani, dai. Sì, dai, siamo. Beh, la Puglia è una bella terra, Filippo. Siamo di parte oggi, giusto? Sì, è una bella terra, tra l'altro diciamo ci sono tanti tanti artisti, tanta musica che esce dalla Puglia, È quindi vero. dobbiamo essere orgogliosi, tanta buona musica tra l'altro, È e vero. quindi dobbiamo essere orgogliosi È vero, è e sempre vero. alla Puglia. Sì, siamo orgogliosi della nostra terra. Io ti ringrazio Filippo. Un'ultima cosa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ruvo Web. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Ruvo Web e vi invito a seguirmi sui miei social network, sono su Facebook, Twitter e Instagram, basterà cercarmi come Filippo Ferrante e mi piacerebbe anche sapere, insomma, un vostro parere sulla mia musica. Quindi ascoltate Cosa Resterà, il nuovo singolo. In particolare sì, e poi anche magari se vi piace vi ascolterete anche qualcosa di, diciamo, che ho fatto in precedenza. Io ti ringrazio, è stato un piacere stare in tua compagnia. In bocca al lupo per tutto. Ciao Filippo. Ciao! E come un'alba nuova il sole sorverrà, ma questa notte ora mi pagina, anche resterà. E come un'alba nuova il sole sorverrà, ma questa notte ora mi sorride. Se penso un modo per riaverti qui, rivivo te. E poi